Ti servono crediti, non sai dove acquistarli? TonyTubo può aiutarti. FIFACoin.com e col codice Tony risparmierai anche un 5% sul tuo acquisto. Link in descrizione. Benvenuti in questo nuovo video, ciao ragazzi, sono TonyTubo e oggi siamo qui con i premi di Division Rivals e con la presentazione del mio team da 11 milioni di crediti. Ma come sempre ragazzi, prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor di questo video, calcio2022hit.com. Guardate qui che bella spedizione che mi è arrivata, l'ho aperta proprio oggi. Andiamo a tirare fuori la prima maglietta che poi vi mostrerò tutte quante ragazzi in altri video. La prima maglietta ragazzi che ho comprato, eccola qua, è la nuova di CR7 al Manchester United. Come vedete ragazzi, vi arriva nel bustone, vedete già griffato, guardate qua il tagliandino, come potete vedere ragazzi è fantastico, la maglietta è di una qualità fantastica, eccezionale, guardate qui anche le toppe e tutto quanto. Eccola qui, maglia nuova di Cristiano Ronaldo. Vi lascio una piccola breve video guida su come acquistare ragazzi col mio codice sconto. Eccoci qua ragazzi sul sito, basterà praticamente scegliere la vostra maglia, l'aggiungete al carrello, selezionate la taglia, vi consiglio sempre le taglie un po' più grandi perché sono taglie asiatiche, quindi vestono un po' più strette, personalizzabili, potete per esempio fare 7 Ronaldo oppure che ne so, mettere il numero vostro preferito, poi mettete l'hashtag per dare lo spazio e tipo per esempio come vedete qua io posso scriverci Tony staccato tubo e quindi mettermi il numero 10 con Tony Tubo. Potete aggiungere le toppe, hanno un prezzo in più, potete aggiungere i pantaloncini, qui vedete i pantaloncini, i calzini, e poi cliccate nel carrello. Una volta che avete scelto i vostri prodotti ragazzi, cliccate alla cassa, superato un certo importo ragazzi avete l'opzione per la spedizione gratuita, pagate tramite circuito PayPal o con carta di credito, il sito è garantito al 100%, ragazzi lo promuovo da un anno quindi state sereni e tranquilli, il sito è affidabile al 100%. Nel momento in cui andate scrivete qui Tony e cliccate invio e vi comparirà uno sconto ulteriore, vedete, sul carrello. Confermate l'ordine, fate il pagamento ragazzi. Le spedizioni ragazzi ci mettono in media 15 giorni lavorativi perché arrivano dall'Asia facendo un giro di frontiere, quindi ci mette un po' di tempo, ma tranquilli che vi arrivano, e con PayPal potete chiedere il rimborso fino a 60 giorni, quindi state sereni sotto tutti i punti di vista. Ma adesso andiamo al video. Come prima cosa ragazzi sblocco i premi disponibili di Division Rivals. Eccoli qui ragazzi i premi. Andiamo a prendere quello che mi dà più pacchetti, ovvero il pacchetto da 100.000 non scambiabile, il pacchetto giocatori rari, 2.000 crediti, vabbè non fa niente per i crediti, quindi selezionerò questo premio qua. Io sono in divisione 1, quindi prenderò i premi della divisione 1. Tra l'altro tra 15 giorni che vedete questo video ci sarà anche la nuova stagione e finalmente saranno disponibili i premi stagione. Vanno in questo modo qua, se avete completato almeno 90 partite nella stagione vi dà il premio numero 3 in base alla divisione dove state. Vedete, questi sono i premi di divisione 2 per esempio, questi sono i premi di divisione 3, questi sono i premi di divisione 4. In base alla divisione dove state vi dà i premi. Io spero di raggiungere la divisione Elites per fine stagione, ci proverò, lo proveremo in live. Comunque in ogni caso, se dovesse andare così, prenderò due pacchetti da 100.000, un pacchetto giocatore lo premium maxi, che non è male. Andiamo velocemente ad aprire questi pacchetti ragazzi, vediamo che cosa troviamo. 84 più garantito nel pacco da 100.000, che è successo? Ho premuto A, mi è andato fuori. 84 più garantito nel pacchetto da 100k, vediamo un po' cosa troviamo, speriamo almeno in un bel walkout, dai. Oh, walkout if argentino Simeone del Verona. Simeone del Verona, vabbè, un buon 84 non scambiabile da mettere nel club. Vediamo se sotto c'è qualcosa di interessante. Suarez ragazzi, Suarez Marez, quindi abbiamo trovato 3 walkout in questo pack, tanta roba, tutti non scambiabili. Questi qua adesso me li metterò un secondo a switchare tutti. Andiamo con l'altro pacchetto ragazzi, 12 giocatori tutti oro, tutti rari, ma qui sono vendibili, quindi se qua diamo una bella botta e troviamo qualcuno di buono ce lo possiamo andare a vendere. Come on gioco, facci fare i coins, vediamo cosa troviamo. Lavagna soltanto, uruguaiano, Cicci Valverde? Valverde, chissà se costa ancora un po'. A inizio gioco costava, vediamo adesso quanto vale. Vediamo quanto vale Valverde, 10k di range, no buono. Bene ragazzi, ma veniamo alla ciccia del video. Vi presento la mia nuova squadra da 11 milioni di crediti, ragazzi.
Ve la presento per primo su Footbin, ragazzi, perché direte voi: Tony, come fai a sapere che costa 11 milioni di crediti? Semplice. La metto qui su Footbin, eccola qui, ragazzi, e mi esce il valore. Su PlayStation 11 milioni di crediti, su Xbox 9 milioni e 200 mila crediti. Però attenzione, perché aiutandomi col mio sponsor, sito di crediti FIFACoin.com, ho visto un po' quanto costano 11 milioni sulla PlayStation. Eccoli qua, 11.000k, ragazzi, costano 1.300 euro. Quindi in questo momento io ho una squadra di 1.300 euro, che poi, se penso in realtà quanto ho speso io sul gioco, già sono sopra le 2.500-3.000 euro. Quindi con i crediti mi sarebbe convenuto, avrei risparmiato già più della metà. Ma se vado su Xbox, dove costa di meno, dove costa 9.300.000 crediti, vedete che siamo lì, 1.308 euro, risparmierei 4 euro. Quindi comunque la conversione è uguale. Se vi servono crediti, ragazzi, in questo momento veramente conviene. Infatti, come potete vedere, ragazzi, 1 milione su Xbox viene a fare 141 euro, mettendo il mio codice. Andate pure a risparmiare, lo pagate sui 130, mentre su PlayStation, ragazzi, 1 milione costa 120 euro, col mio codice arrivate quasi a 110. Quindi il codice è Tony se volete comprare da FIFA Coin. Detto questo, ragazzi, quindi questa squadra ha un valore sui siti crediti di 1.300 euro. Vediamola qui in gioco, ragazzi. Come gioco con questa squadra? Molti di voi mi chiedono sempre: Tony, ci passi le tattiche che usi? Va benissimo, ragazzi, in questo video vi darò le mie tattiche, le mie istruzioni per tutti e quattro i moduli che utilizzo. Io parto con un 4-3-2-1. Molti di voi penseranno: Tony, ma che giochi con un Mbappé CC? No, perché poi in game io sposto tutto. Come si fa per spostare tutto in game? Andate in azioni rosa, andate in tattiche personalizzate, cliccate il tastino dietro e vedete, ragazzi, potete impostare su ogni tipo di modulo. Quindi quando mettete ultra offensivo, offensivo, difensivo, ultra difensivo, potete impostare delle tattiche personalizzate. Io quindi, se vado a cliccare ultra offensivo, c'ho questo modo di schierare la squadra. La squadra mi si schiera con Mbappé, Ronaldo avanti, Zidane dietro le punte, Son, Vieira a destra e a sinistra, come CC, Kanté, CDC, e la difesa schierata Cafu, Varane, Van Dijk, Hernandez. E come tattiche utilizzo ripiega 50-50, manovra veloce di costruzione, passaggi diretti 40 7 1 2. Queste qua sono praticamente le tattiche. Poi magari, ragazzi, mettete il video in pausa e ve le vedete meglio. Le istruzioni, ragazzi, sono molto semplici. Mbappé, Ronaldo ci ho messo inserisci dalle spalle, rimani in avanti, Zidane soltanto e rimani in avanti, Kanté intercetta linee di passaggio e resta dietro, Son ci ho messo tutto normale ma soltanto avanza, mentre per Vieira il contrario, gli ho messo resta dietro in attacco. Ai terzini gli lascio il resta dietro in attacco perché comunque tanto salgono, mentre i centrali e il portiere, ragazzi, non utilizzo nulla. Questo è un modulo che, sia chiaro, non mi piace tanto, lo utilizzo spesso e volentieri quando devo andare a specchio contro gli avversari. A specchio significa che utilizzano il 4-1-2-1-2 e quindi io mi metto nello stesso modulo per cercare di avere le coperture uguali al mio avversario. È un modulo, diciamo, che utilizzo prettamente, ragazzi, per difendermi dai moduli avversari e non per giocarci base, pure perché Son messo in questa posizione non mi piace. Andiamo col secondo modulo, 4-4-2 in linea. 4-4-2 in linea, ragazzi, l'ho schierato in questo modo: Zidane e Ronaldo come attaccanti, Mbappé a sinistra, Vieira, Kanté centrali, Son a destra, Cafu, Varane, Van Dijk, per la difesa sempre normale. Perché ho messo Mbappé a sinistra e non Zidane? Perché, ragazzi, Zidane sull'esterno non è il caso. Quindi in questo modulo qua lo utilizzo tantissimo quando becco contro di me le difese a 3 e quando becco contro di me gente che gioca o col 4-4-2 in linea oppure che mi giocano con moduli molto stretti come il 4-3-1-2, quello lì che io tengo di base, per capirci. Preferisco utilizzare i moduli con gli esterni per avere un vantaggio ulteriore sulle fasce. Le istruzioni sono molto semplici: inserisci dalle spalle, rimani in avanti per gli attaccanti. Io lascio quasi tutto equilibrato ai due centrali, lasciandogli soltanto svaria in modo che possono andarsi a dare una mano facendo i raddoppi. Agli esterni ho i taglia dentro, che è soltanto questo che metto, in modo che preferiscono, tra virgolette, quando c'è l'azione sulla sinistra, quello di destra preferisce andare un po' più a dare manforte agli attaccanti che andarsene dall'altro lato. Può essere una tattica sbagliata perché quest'anno i cambi di gioco funzionano tantissimo, però personalmente preferisco di più fare sempre la manovra stretta con i passaggi stretti, tant'è che gioco con ripiega 40-44, manovra veloce e passaggi diretti 40, sempre
sempre 7-2-2, qui c'ho, e queste sono le tattiche del 4-4-2, modulo che neanche, ragazzi, non è quello lì che preferisco. Ora vi mostro i due moduli che invece sto utilizzando di più. Il modulo con cui gioco di più, ragazzi, è 4-2-3-1. Io la squadra l'ho concepita in funzione di questo modulo qua. Gioco con stile di difesa equilibrato, ripiega non lo metto perché comunque avendo due CDC non mi serve ripiega, ampiezza 45, profondità 40, manovra veloce in costruzione, creazione occasione in passaggi diretti, 45 di ampiezza, 6 di giocatori in aria, non 7 perché se fai 7 ti entra pure un CDC, ti va sempre a dare manovra, infatti io c'avevo Viera che saliva troppo, mettendo 6 non sale, angoli 1 e punizioni 2. Angoli 1, attenzione, io metto angoli 1 perché io difficilmente crosso al centro, faccio nell'uomo vicino alla bandierina e tendo di fare schemi dalla bandierina, quindi per questo motivo non mi serve troppa gente in aria. Però se invece voi siete più tipi che crossano, mettete tranquillamente 2. Come si schiera in campo? Si schiera così: Ronaldo come unica punta, Zidane al centro, Son a destra, Mbappé a sinistra, Kanté, Vieira a fare CDC, Hernandez, Varane, Dick, Cafu e Dudek. Istruzioni: a Ronaldo c'ho inserisci dalle spalle, rimani in avanti, a Zidane c'ho il rimani in avanti e basta, Son c'ho rimani in avanti e svaria, e a Mbappé stessa cosa, rimani in avanti e svaria. Perché è importante lo svaria secondo me sui due CC esterni? Perché lo svaria fa sì che se si devono infilare a dare supporto a Ronaldo lo fanno, se devono tornare quindi ad aiutare il terzino su un raddoppio lo fanno. È importante, ragazzi, avere questo svaria secondo me quest'anno, perché se voi lo obbligate a restare in quella posizione durante la partita spesso e volentieri vi ritroverete magari che superato il vostro terzino c'hanno la fascia libera, mentre invece magari Mbappé torna pure dietro a centrocampo a darvi una mano. Io l'ho notata così. Poi magari, raga, ovviamente questo va in base pure al vostro modo di giocare. Io faccio una difesa totalmente manuale, quindi ho problemi se non ho un uomo che mi viene a raddoppiare o mi viene a fare pressing. Per quanto riguarda i due centrali, c'ho intercetta linea di passaggio e copertura al centro, non c'ho il resta dietro perché non serve. C'ho la copertura al centro ad entrambi perché essendo che devono stare tutte e due praticamente davanti alla difesa, è importante trovarmeli al centro, proprio perché c'ho Son e Mbappé che mi vanno a dare manforte quando attacca l'avversario, vanno ad aiutare i terzini. Allora non mi servono che i due CDC vadano sulle fasce, mi serve che restano al centro davanti alla difesa. La difesa sembra la solita cosa, resta dietro in attacco ai terzini. Con questo modulo qua, raga, mi sto trovando benissimo. Sono salito di divisione dalla 4 fino alla 1. Sto giocando la Weekend League, sto facendo livello 2 tutte le settimane con questa squadra. Lo sto facendo pure in maniera molto facile con due partite rimaste. Purtroppo ancora non faccio lo step del livello 1, ma chi lo sa, prima o poi arriverà. Ultimo modulo, ragazzi, il 4-2-2-2. Questo modulo qua lo utilizzo quando becco i 4-2-2-2 e mi metto a specchio, oppure quando becco i moduli con i due CDC. Tipo, se voglio affrontare un 4-2-3-1 e non mi trovo bene con lo specchio perché la partita va troppo in stallo, se voglio provare a fare qualcosa di più metto questo modulo qua e delle volte me lo buca il 4-2-3-1 molto molto bene. Quindi questo modulo qua gioca tranquillamente con Mbappé, Ronaldo in attacco, Son a sinistra, Zidane a destra, Vieira, Kanté e poi, ragazzi, la difesa così. Equilibrato 45-45, manovra veloce, equilibrato in creazione occasione, qui non ho messo passaggi diretti, ho messo equilibrato, 45 d'ampiezza, 6-1-2, quindi 6 giocatori in aria, angoli 1, punizioni 2. Istruzioni: inserisci dalle spalle, rimani in avanti per i due attaccanti. Ai COC, ragazzi, soltanto lo svaria, che è importantissimo sui COC. Ai due CDC, stesso ragionamento del 4-2-3-1, quindi intercetta linee e copertura al centro. E la difesa, i due resta dietro in attacco. È importante, ragazzi, che vi facciate nelle tattiche sempre 4 moduli. È importante perché durante la partita, delle volte vi capiterà che quando voi per esempio ci avete, non lo so, partite da una rimessa, ci avete il 4-2-3-1, passate a 4-1-2-1-2 stretto, faccio un esempio, e poi iniziate a battere, l'avversario va in crisi, perché se uno va difeso per 50 minuti di gioco sapendo che ci avete gli esterni larghi, nel momento in cui voi gli fate la sorpresa di partire ed andare nelle linee centrali strette e non avere nessuno largo, voi delle volte all'avversario umano lo mandate in crisi. Cioè, se dovesse giocare Squid Battle non è che ha molto senso, però contro un avversario umano delle volte lo mandate in crisi. Infatti mi capita spesso in partita di switchare il modulo durante un'azione e di andare a segnare subito, proprio perché quando switchi di modulo, soprattutto moduli diversi, quindi 4-2-3-1, 4-1-2-1-2, beh, cambia tutto, soprattutto perché loro magari sono abituati ad avere Ronaldo come punta di riferimento al centro. Voi in uno switch praticamente si trovano due punte allargate, quindi l'avversario quando vi vede sulla tre quarti si aspetta il lancio centrale
centrale, magari non si aspetta l'inserimento di lato. Ecco, sono piccole tattiche, ragazzi, che servono per fregare la mente umana e quindi avere un vantaggio, diciamo, in più. Bene, ragazzi, non voglio dilungarmi troppo. Se volete vedere giocare questa squadra in Weekend League, oggi che vedete questo video, io di pomeriggio sono su Twitch, canale TonyTubo, e sto giocando con questa squadra. Quindi se lo volete vedere questa squadra a giocare, la volete vedere in azione, venite su Twitch il venerdì e la domenica, gioco la Weekend League, e durante la settimana tutti i pomeriggi. Da TonyTubo è tutto, grazie mille per aver guardato questo video, grazie mille ragazzi per il magnifico supporto che mi state dando, vi state iscrivendo in tantissimi, vi ringrazio, noi ci rivediamo al prossimo video, bella ragazzi!